Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Da tempo si sente parlare dei campi estivi a Fagnano, ci sono una serie di lamentele e alcune mail arrivate all'amministrazione comunale, adesso diamo delle risposte con atti ufficiali. Dunque, la giunta comunale questa mattina ha approvato la manifestazione di interesse per i campi estivi. Il periodo di tempo va dal 4 di luglio al 26 di agosto. Sono 8 settimane disponibili per poter accedere a questa manifestazione di interesse per organizzare i campi estivi all'interno delle scuole Salvatore Orru, la zona esterna e alcune aule interne. Poi il periodo estivo comunque è coperto dai centri estivi all'interno della scuola dell'infanzia e dall'oratorio che si terrà dal 13 di giugno al 15 di luglio. Poi, se ci sarà e si spera che ci sia un interesse verso questa manifestazione, quindi anche i campi estivi promossi che proseguiranno fino al 26 di agosto. Negli scorsi giorni c'è stato un attacco hacker al sito istituzionale di ATS Insubria. ATS Insubria ci comunica che si sta mettendo ordine a questo e sta tornando alla normalità l'utilizzo del sito e chiede scusa per i disagi arrecati alla popolazione in questo periodo. Gli eventi della settimana sono parecchi. Domani sabato ore 17:30 presso la Prodo Calipolis, Francesco De Palo promuove il suo nuovo romanzo, un giallo dal titolo Vittima Perfetta. Sempre domani alle ore 21 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza delle scuole medie Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio, un evento promosso da Proloquo, incontro con Manigunda. Domenica 22 maggio dalle ore 9 alle ore 16 presso la Prodo Calipolis, Impressionisti in Valle. Questo era un evento che era previsto qualche settimana fa e che è stato rimandato poi per causa del maltempo. Mentre il pomeriggio alle ore 18 nel cortile del Castello Visconteo, sede del comune, il secondo evento del maggio musicale fagnanese dal titolo Voce e Chitarra. Prosegue la rassegna per un pugno di like, mercoledì 25 alle ore 20:45 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza, ci sarà la serata con il pedagogista. Ricordo che il 18 giugno presso l'Oratorio di Bergolo ci sarà lo spettacolo degli Ignesi dal titolo Ridere. Sono ancora disponibili dei biglietti che si possono acquistare. Non mi resta altro che augurarvi una buona settimana e al prossimo video.